Cari quadisti, QX3, prima manche, vediamo, i ragazzini sono partiti, categoria molto discussa a causa del nuovo prodotto di quaddi, praticamente l'omologatore italiano per casa Yamaha, italiano europeo, ha proposto un 450 con una canna più piccola, un pistone più piccolo, quindi è diventato un 350, quindi la 450 Racing ha creato un prodotto 350 che è disponibile per la vendita sul mercato, e questo ha ovviamente scombussolato un po' l'ambiente, ma è da parte nostra sicuramente un'ottima via, perché consente ai ragazzini di allenarsi su dei mezzi con le ciclistiche esattamente identiche ai 450, quindi i mezzi che dovranno guidare come da piloti adulti, da piloti maturi, e oltretutto è un mezzo molto sicuro, molto più dell'adattamento di un 350 che magari è un mezzo da noleggio, un prodotto Honda o un prodotto Yamaha che sia. Questa è una via secondo noi tecnicamente molto valida, questo purtroppo però ha causato grandi scompensi a livello tecnico nella competizione. Ricordiamo, prima posizione sempre il nostro grande Daniele Valeri su Yamaha Quaddi 350, derivazione 450. Seconda posizione, un mezzo che copia veramente bene tutte le asperità. Seconda la posizione Davide Galli su Aeon, anch'esso un prototipo creato dall'azienda Aeon per le competizioni, sta veramente ben figurando, un motore sicuramente più aggressivo, quello del 250 Aeon, è un mezzo che comunque deve anche ancora essere sviluppato, e non c'è motivo per cui non possa raggiungere le stesse prestazioni del 450, anche grazie a un motore sinceramente superiore rispetto a un 450 depotenziato. Vediamo terzo posto, il grande Volpi con gli Yamaha 350, il Volpino non molla, c'ha gli Yamachino 350 ma va alla grande. Quarto posto Riccardo Varaldo con l'Honda 350 Tincozzi all'inseguimento del Volpi su Yamaha 350. E poi vediamo tutti gli altri, il buon Mattia, grande operazione del Mattia che sta tenendo la quinta posizione, sta difendendo. Poi vediamo il Galizzino che sta, anche lui sta lottando, ragazzi, sono pilotini di 10-11 anni, sono veramente pilotini molto giovani ma non molle, difficile che lo vediate, ma c'è Mattia che ci sta dando manciate di gas, grande Mattia, sempre anche lui su Yamaha 350 di serie, non alla derivazione da 450. Quindi vediamo che abbiamo un primo gruppo, un primi due con dei prototipi. Abbiamo il gruppo di inseguitore Volpi e Varaldo con dei mezzi preparatissimi al top, cioè con quelli di serie hanno poco a che fare, ma comunque non derivano da dei mezzi dei 450 da gara, in terza e quarta posizione. E poi vediamo il gruppo dei mezzi preparati sempre ad alto livello, ma diciamo un gradino in meno, tutti gli altri pilotini dietro. Quindi diciamo che questo schieramento della QX3 è più che altro uno schieramento tecnico, cioè le caratteristiche del mezzo. Vediamo sinceramente che il nostro Valeri sta semplicemente impartendo una lezione di pulizia di guida e di enorme controllo, mentre vediamo Davide Galli che è molto aggressivo, mantiene il distacco e sta cercando di sfruttare al massimo le doti di potenza e di aggressività di preparazione del suo mezzo. Il motore di quella Aeon 250 è veramente, ma veramente notevole. Diciamo che la leadership del campionato se la giocheranno questi due mezzi sicuramente. Asti probabilmente un circuito molto più adatto alle caratteristiche del mezzo di Valeri, circuiti magari più stretti e più tecnici potrebbero avere la superiorità per il mezzo della Aeon Italia. Vediamo Volpi in arrivo, anche lui bello grintoso, e vediamo adesso arrivare anche Varaldo che però accumula un po' più di secondi, ma comunque sempre aggressivo anche lui, lo vediamo un po' poco aggressivo, probabilmente il buon Riccardo sta gestendo la quarta posizione nella visione di gara 2. Adesso vediamo gli altri. Va il Galizzino, aggressivo, aggressivissimi, tutti aggressivissimi, bravi bravi ragazzini. Signori,
sta quasi finendo la QX3. Il punto tecnico da parte del vostro Fero a Trossodono di Asti l'avete sentito. E niente, un arrivederci alla prossima intervista. Un saluto dal Fero, signori.